Diamo oggi il benvenuto a Stefano Pinzani, CRM and Loyalty Director di Costa Crociere. Benvenuto. Grazie, buonasera, buongiorno, buongiorno Sara, grazie. Customer Experience on Board. Come un'azienda come Costa Crociere sta affrontando oggi il tema della digitalizzazione dell'esperienza? In Costa stiamo completando un complesso processo di trasformazione digitale e grazie al lavoro di mappatura del Customer Journey che abbiamo condotto nei mesi scorsi, abbiamo voluto mettere al centro delle nostre attività il cliente non solo in realtà per la fase di bordo, ma anche per il prima e dopo il viaggio. Ad esempio, al lato della prenotazione e nelle settimane prima della partenza, i nostri ospiti possono personalizzare online, totalmente in comodità da casa, in comodità e sicurezza da casa, i servizi e i pacchetti che poi potranno fruire a bordo. Per darti un esempio, delle cose che facciamo, ad esempio una cosa che facciamo che è molto apprezzata dai nostri clubbisti, ovvero i nostri ospiti che sono iscritti al programma Fedeltà, diamo la possibilità di ritirare a casa i bagagli dell'ospite e di farli trovare direttamente in cabina e viceversa, di riportarli a casa comodamente una volta conclusa la vacanza. E anche conclusa la vacanza, poi in generale abbiamo tutta un'altra serie di attività loyalty e i nostri canali digitali ci permettono di mantenere vivo il contatto e evidentemente anche di stimolare un nuovo acquisto di nuovo crociera. Quindi diciamo che per noi i canali digitali non sono solo costruiti in ottica di sales, ma in ottica di servizio. Un servizio appunto basato sul miglioramento dell'esperienza dell'ospite a tutto tondo, sia prima che durante che dopo la crociera. Benissimo. E, dottor Pinzani, come un percorso professionale cross-settoriale come il suo ha portato valore alla sua attuale azienda? Il settore delle crociere è per sua natura cross-settoriale, perché in esso convergono la parte di hotel, di trasporti, la parte retail, il food and beverage. Per questo credo che in qualche modo per chi come me viene da esperienze molto diverse, sia in agenzie che società di consulenza, che in ambito corporate, e avendo avuto la fortuna di lavorare per tante industrie molto differenti, credo che, diciamo, che nella natura di chi come me appunto ha fatto tante esperienze diverse ci sia questo vantaggio nel poter osservare la complessità della nostra industry sotto diversi punti di vista, tenendo sempre a mente appunto che quello che conta di più per noi è l'aspetto della centralità del cliente. Certo. Pertanto è necessario osservare ad essa con diciamo, diverse prospettive. Certo. E sempre in base alla sua esperienza personale, in che modo ACE ha contribuito o potrebbe contribuire nel processo di change management e innovazione digitale per Costa Crociere? Io credo che nei progetti di trasformazione digitale si tenda a sottovalutare l'importanza e la centralità delle persone rispetto alla tecnologia. Vedo sempre questo misunderstanding di fondo dove trasformazione digitale uguale tecnologia, scelta della migliore tecnologia possibile sul mercato. In realtà credo che la tecnologia sia ovviamente fondamentale, ma senza una guida serva poco. Pertanto credo che centralità delle persone sia fondamentale, soprattutto di quelle professionalità che hanno nel loro DNA un approccio test and learn, un approccio che mira a imparare sugli errori compiuti, che non si abbia timore di sbagliare, ma che si abbia la volontà di capire le ragioni per cui si è sbagliato e aggiustare di conseguenza. E credo che questa caratteristica sia un po' tipica di chi ha lavorato soprattutto negli ultimi anni in un contesto digitale, proprio perché i prodotti digitali sono costruiti un po' anche in quest'ottica. Ecco, quindi credo che
Avere un partner come EIS sia importante nel saper trovare, riconoscere e valorizzare quelle figure che sono sempre state importanti, ma credo sempre più lo sono e lo saranno nel garantire alle aziende quel cambio di passo e quella capacità di essere reattivi e flessibili per portare i risultati giusti nell'azienda in questi momenti. Ottimo, benissimo. La ringraziamo, dottor Pinzani, e buona giornata a tutti. Grazie, grazie a voi.